La rassegna stampa è offerta da... Venerdì 17 febbraio, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento per la rassegna stampa. In apertura il Messaggero, corruzione dilagante, allarme dei giudici contabili, rinviato il disegno di legge, troppi emendamenti, la Corte dei Conti costa 60 miliardi all'anno, evasione record. Fisco, ICI sui beni del Vaticano, l'Unione Europea promuove Monti. L'Istat, la crisi colpisce i giovani, perse 80.000 posti in 9 mesi. Pronto soccorso, c'è l'inchiesta accertata dai carabinieri dei NAS, molte disfunzioni, il Ministero chiede una relazione. Nel mirino della Procura di Roma, i reparti d'emergenza di tutti gli ospedali. Calcio, la Lazio travolta dall'ex Simeone. Sanremo ascolti in calo senza Celentano e la RAI non lo fermeremo. Passiamo alla stampa, corruzione sempre peggio, slitta ancora il disegno di legge del governo. Severino, c'è bisogno di tempo, calano le auto blu ma non basta. Allarme della Corte dei Conti, l'illegalità dilaga, costa 60 miliardi l'anno. ICI per la Chiesa, applauso dell'Unione Europea, bene Roma, la Santa Sede a Monti, faremo la nostra parte. Lotta all'evasione Italia-Svizzera, prima apertura ad un'intesa sui capitali all'estero. Uccisi 2 pescatori, tensione Italia-India, colpiti dai marò che scortavano un mercantile, li hanno scambiati per pirati. La Gazzetta del Mezzogiorno, il killer doveva uccidere anche la moglie e il figlio di Salvatore Padovano, Lecce, la deposizione in corte d'assise di Carmelo Mendolia. Regione Puglia in salvo 561 dipendenti, retrocessi, emendamento al mille proroghe in Senato, ora c'è il TAR. Ma adesso rischiano di essere tagliati fuori i 50 che hanno superato il concorso nel 2006. Isolata da 16 giorni, una 90enne lucana, l'agricoltura pugliese conta i danni, 20 milioni. Stupita dall'arrivo dei volontari, era intenta a fare la pasta fresca. La Gazzetta di Lecce, ora il killer rivela, doveva uccidere pure moglie e figlio, delitto Padovano, ieri in corte d'assise la deposizione di Carmelo Mendolia. Rosario, il fratello di Nino Bomba, mai avrei fatto ammazzare mio nipote. Nell'aula rispunta l'ipotesi dell'omicidio dell'onorevole Barba. Gallipoli, sgominata baby gang, denunciati 7 minori. Poliziotti hanno individuato gli autori di atti vandalici nelle scuole. Palazzo Carafa, piano costa, il comune ora si schiera con i balneari. Sanità, lavori bloccati al Fazzi, l'ASL sospende il contratto con la ditta. Salentina coinvolta in un incidente, ferita ad un occhio al concerto di Jovanotti, il batterista lancia la bacchetta sul pubblico. Politica, un patto con l'UDC, Loredana Capone non smentisce. Concludiamo con il quotidiano, Porsche verso il Salento, trattative in corso con la regione per un centro di ricerca vicino alla pista di Nardò. Protesta, niente stipendio, si incatenano da 3 mesi, lavorano senza percepire lo stipendio, si sono incatenati davanti all'azienda in Tini Sorci, lavoratori addetti alle pulizie delle scuole. Fai fuori tutti i Padovano, il pentito, l'ordine era sterminare la famiglia del boss Salvatore. 3 puzzi sfuggono all'alto e lanciano dall'auto pistole giocattolo e passamontagna. Casarano ritrova l'ape che avevano rubato 24 anni fa e scatta la denuncia. Festival di Sanremo, Emma Dolcenera e Pier Davide passano in finale. Calcio, Oddo, troppo pessimismo intorno a noi, a vuoto l'appello di Cosmi, venduti soli 400 biglietti. Lo stato dei cantieri per la maglia Leuca, l'appalto è alle porte, il sito del gruppo Entini annuncia il vincitore, Anas smentisce, Gabellone, la gara è conclusa. Ricerca Porsche verso il Salento, un centro avanzato e nuovi collaudi sulla pista di Nardò, trattative in corso. Del progetto si sarebbe parlato durante la visita del presidente tedesco Wolf. Capone, la regione vuole costruire rapporti solidi con la Germania. Collegamenti non coordinati e per 5 minuti si perde l'aereo, i leccesi tagliati fuori dai voli mattutini da Bari. Parlano gli operatori, pochi Airbus e 0 servizi per il Salento e un'odissea. Energia carissima, IVA inclusa, Palazzo dei Celestini bussa a denari con Enel e Clean Power. Tra presunti sprechi, inefficienze e risparmi, conti al setaccio nei 2 principali enti locali del Salento. La provincia chiede la restituzione di 223.000 euro, premi illegittimi, batosta per 3 ex. Giovani e occupazione tra intoppi, dubbi e paura. L'open space dibattito con resoconto delle difficoltà di ogni giorno. Nel circolo Arci Zei apre uno spazio sociale, un luogo dove confrontarsi sui problemi comuni. Ricercatrice sì, ma precaria. Elisa lotta per restare qui. Dopo gli studi, il call center. Giulia sogna accantonati. Laureati e premiati ed ora ridisegnano la piazza, un salotto con tanto di tavolo per il quartiere. Piazzetta Dante Alighieri. Col fiato sospeso i 22 dipendenti assunti da HDS, oggi l'incontro con Antonio Gabellone.
Incatenati al gelo i 30 addetti alle pulizie, protesta davanti alla sede aziendale. Via Bari il mercato cede e si apre una falla, rotundo subito una commissione d'indagine, sprofondano 10 metri quadrati. Libertini, la piazza del degrado, salta la discussione a Palazzo Carafa, la denuncia del consigliere Rita Quarta. Mura del castello come orinatoi pubblici e scarsa igiene. Fibrillazione in vista del voto, l'UDC decide la coalizione, gli accordi, la Capone, i nostri elettori non sono pacchi postali e Rotundo le dà ragione. Università, 7 candidati per il posto di direttore generale, ci sono pure il sindaco Sergio e il prof Natale. Darsena di San Cataldo, affidamento avviato, Messuti risponde alle accuse di Rotundo, nessun ritardo dell'amministrazione. La gestione alla società Marina di Portisco di Olbia. Piazza Mazzini, Coin, ancora un furto ai domiciliari per 840 euro, intervento delle volanti, arrestata una donna, è stata tradita dalla placca antitaccheggio di una forbice. Tre puzzi in fuga, gettano pistole e passamontagna, stavano di certo per compiere una rapina, gli sconosciuti su una Lancia Y, intercettati l'altra sera dai carabinieri. Omicidio padovano, il killer pentito, avrei dovuto uccidere pure il figlio del boss. Mendolia nell'aula bunker spiega, Rosario mi disse che dovevo estinguere la razza. Gallipoli, furti a scuola e allo stadio, in trappola una baby gang recuperata dalla polizia, una buona parte della re furtiva, denunciati 5 minorenni e 2 maggiorenni. Monteroni, niente sfiducia, né scioglimento, il TAR dà ragione al sindaco Guido, respinto il ricorso presentato dai consiglieri comunali dimissionari, resta valida la surroga di Paolo Alemanno. Nardonno TAB protesta in piazza durante la festa del patrono, organizzato per lunedì un gazebo per la raccolta di firme contro la condotta sottomarina per i rifiuti. Infine lo sport, Cosmi chiama, il Salento nicchia, fin qui è stata scarsa la risposta della tifoseria giallorossa all'appello rivolto dal tecnico Perugino, per la gara col Siena venduti solo 400 biglietti. Oddo, troppo pessimismo, bisogna pensare positivo. Ballottaggio Bojinov Muriel in difesa, torna Carrozzieri, nel test con i baby in evidenza, i due attaccanti in lotta per un posto da titolare. Squinzano riabbraccia il Lecce, giallorossi si alleneranno al comunale per i prossimi 3 anni. Bene, anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui, a più tardi con TG News 24, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...